Non era tanto per i capelli gialli. Il pallone intanto arriva in mezzo con il colpo di testa sul secondo palo, il gol della Juventus con la rete firmata da Leris. Buono, infatti guardavano tutti il guardaline, ma è buono il gol con Leris che sotto misura riesce a mettere in rete per il vantaggio della Juventus. Si vanno a abbracciare tutti i giocatori, andiamo a rivedere anche la dinamica del gol, l'ultimo tocco di Leris che poi va a ballare praticamente con Moise Biotiken. Tutto è nato da un cross con il pallone che è arrivato in mezzo, molto abile Leris, dialoga, prova a farlo con Clemenza, tocco dentro per Ken, 2-0 Juventus, Moise Biotiken al primo pallone giocabile mette in rete il 2-0, torna al gol l'attaccante più atteso, Juve 2 Pescara 0. Abbiamo visto che nelle rotazioni di centrocampo, avevamo appena finito di dirlo, c'è la qualità, c'è il palleggio e poi c'è Clemenza che è andato a iniziare l'azione prendendo la bassa e iniziando, è andato a rifinire per una palla veramente straordinaria. Rodriguez resta sul posto, ancora Leris, l'uno contro uno con Rodriguez, pallone dentro, tagliato con Clemenza, che lo recupera Clemenza, è il 3-0 per la Juventus con Clemenza che non ci ha pensato su due volte a liberare il mancino, pallone all'angolino, 3-0 Juve. Lo si è detto prima, Clemenza è un giocatore di categoria superiore che non c'entra nulla dentro la primavera, fa un grandissimo controllo, un grandissimo gol, ma di nuovo Leris va a attaccare la profondità autolanciandosi, veramente una giocata incredibile, una palla messa benissimo. In questo caso il Pescara ha sbagliato tipo di giocata, perché non si può mettere una palla in maniera così orizzontale che taglia il campo, dove la Juventus con l'atteggiamento orizzontali su Marcelli che prova l'imbucata dentro a cercare Mancini, trova il gol Mancini, il gol del Pescara con la realizzazione così all'improvviso, il tocco sotto che bacia il palo e termina in rete con il Pescara che accorcia le distanze. Rivediamo ancora il tocco dentro da parte di Marcelli per l'inserimento di Mancini, infatti è stato proprio il numero di Zecchiri ma anche Nicola Mosti che potrebbero trovare spazio. Attenzione intanto a Ken, parte Ken, attenzione il guizzo da parte di Ken, zona tiro, Ken, due gol per lui e il 4-1 per la Juventus, doppietta di Moise Biotiken, quando parte palla al piede, uno contro uno è micidiale, Moise Biotiken oggettivamente devastante per questa partita, ma in generale veramente una sentenza, perché due palle simili avute, due gol, ma veramente nel primo controllo e nell'attacco della porta sul primo controllo è stato straordinario, perché sembra un gol facile nella finalizzazione, ma è un gol molto difficile perché, come ho detto, nel primo controllo orientato verso la porta è stato eccezionale Ken. Sintesi di dettagli che ancora lo fanno spunto a sinistra differenza. Intanto da parte di Rogerio, pallone che arriva in mezzo e lo mette in rete Mosti per il 5-1 per la Juventus. Mosti appena entrato in campo realizza il suo gol, bravissimo nel tap-in mettere in rete alle spalle del portiere il 5-1 per la formazione bianconera, e anche Mosti si conferma col vizio del gol, 7 realizzazioni per l'ex giocatore dell'Empoli e diventano 5 le marcature per la Juventus, mentre rivediamo il gol mancato dal Pescara e il gol fatto invece dalla Juventus proprio sul capovolgimento di fronte. È stato bravissimo, anche molto reattivo Mosti a mettere in rete il tapine dopo